Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuto a una nuova puntata, abbiamo ospite una band, il Crium, e lo pronunciamo in italiano perché la band è italiana, anche se canta in inglese e non solo in inglese, anche in italiano. A questo punto la domanda che sorge spontanea, se dovesse descrivere, per chi non vi conosce, come le descriveste il Crium? Allora, il Crium è un progetto che è nato nel 1999, quindi c'è un bel po' di anni. L'anno prossimo faremo i 25 anni di attività, che non sono pochi per una band che fa inediti. E la descriverei come la classica band che è nata nei primi anni 90 e che aveva il sogno di fare canzoni proprie, perché non come adesso che c'è questa moda delle cover band, tribute band per andare a suonare. Spesso e volentieri negli anni 90 c'era lo spazio per chi proponeva musica propria. E noi non abbiamo mai lasciato questo ideale di fare musica propria, scritta da noi e composta da noi, solo che siamo passati dai bar del paese, del paesino, a registrare un vero e proprio album e cominciando a fare un percorso diverso da quello che era inizialmente nato. E soprattutto per quale motivo nasce questo nome? E poi l'avete messo in italiano? Allora, diciamo che il Crium è un nome inventato, era un nome inventato, era un nome di un guerriero. Logicamente, quando hai 20 anni, specialmente all'epoca, si seguiva l'onda delle band che arrivavano dal nord Europa, e quindi con tematiche epiche. E quindi storie di spade, di guerrieri, di vichinghi e un po' di fantasy che arrivava in quegli anni, aveva influenzato all'inizio, diciamo, il Crium. Il Crium come band nasce proprio da quel nome lì, il nome di un guerriero che spesso si ritrova in alcune canzoni durante i 25 anni, 24 di attività. E oltre prima di parlare dell'ultimo lavoro che avete fatto, parliamo del fatto che c'è un nuovo inserimento che passare dal solo la chitarra al batteria basso, avete aggiunto anche una cosa in più, che è la tastiera, perché ovviamente anche Esatto. nel metal la tastiera è un'aggiunta. Quando nasce l'idea di far aggiungere appunto la tastiera? E soprattutto ci presentate il nuovo membro a questo punto. Sì, certo. Allora, intanto vi presento qui, il qui presente Giampi, che qui Giampi Tomezzoli, che qui a Verona è conosciutissimo in quanto lui ha fatto parte di una delle prime band Heavy Doom che sono nate a Verona. Non tutti lo sanno, ma Verona ha una forte tradizione. E il qui presente Daniele ha fondato i Crium perché andavo a vedere questi signori qua che suonavano. Lui è un membro fondatore degli Epitaph Qualche anno fa. qualche anno fa. E niente, è nata perché la necessità mia era di provare nuove sonorità con la band attuale, arrivando più sul dark sound italiano. L'idea era di rallentare e provare strade più mistiche, esoteriche, diciamo, quindi con delle sonorità più cupe, più cadenzate. Lui, che era un pioniere di queste sonorità già dagli anni Ottanta, e ha intrapreso la carriera da L'avventura. l'avventura del tastierista da pochi anni, diciamo, ha raccolto questa nuova sfida con entusiasmo e così abbiamo unito le nostre strade. Sì, in pratica è andato tutto quasi per caso perché ci siamo trovati in un concerto, io suono il basso e anche il basso e da qualche anno anche la tastiera ed era un po' di tempo, no, che avevo in testa di tornare a fare questo genere
però usando la tastiera, quindi facendo atmosfere, creando atmosfere, eccetera. E parlando con Ozzy, che ci conosciamo da una vita praticamente, siamo subito trovati con la stessa idea in pratica. Io volevo provare ad entrare in una band con la tastiera per creare certe sonorità, e Ozzy stava cercando per il Criomo una cosa di questo tipo, e quindi ci siamo trovati subito bene anche a livello proprio di feeling artistico, e abbiamo iniziato a fare cose interessanti. Esatto. Allora, a questo punto parliamo intanto dell'ultimo lavoro che è nella mia mente. On my E mind, sì. a questo punto, quando nasce questo album, è un pochettino dell'anno precedente, però in fondo per noi è nuovo. È un EP, ma quando nasce quell'idea, soprattutto come nascono la creazione, da dove avete tratto ispirazione in questi brani, tra cui sono molto in inglese e c'è anche un in italiano. Allora, Only My Mind è in realtà il nostro primo LP vero e proprio, in quanto è proprio un LP prodotto e distribuito dalla Black Widow Records, storica etichetta genovese che diciamo ha sempre avuto un occhio di riguardo per le band che fanno un doom classico, quindi diciamo che noi non eravamo propriamente dark sound, ma comunque la Black Widow ci ha voluto produrre, questa è stata una grande cosa. Ma in realtà Only My Mind è la storia di Cream, perché ci sono vari pezzi di varie epoche di questa band. Infatti il primo album abbiamo voluto farlo con pezzi che arrivavano da varie epoche, dagli anni 90 a metà anni 2000 fino ad arrivare al 2022, 21, perché gli ultimi pezzi, quelli più nuovi, li abbiamo fatti in piena pandemia praticamente. E appunto un pochettino si descrive nella stessa domanda, benvenuti nel mio mondo, un'evoluzione di questo mondo, ma in fondo è una danza macabra. Cioè, io Esatto, allora. ho racchiuso un pochettino il discorso di tutto questo brano, di tutto questo disco. Sì, diciamo che alla fine in questo disco ci sono le canzoni dei Crium, di Crium prima maniera, quindi un po' epiche, un po' storiche. Poi c'è All in My Mind, che dà il titolo all'album, che è stata un'esperienza personale che ho avuto e che mi ha toccato particolarmente, perché eravamo andati a visitare un ex manicomio. E lì abbiamo visto, si respirava veramente, anche se era chiuso da anni, si respirava ancora quello che è stata, secondo me, un'infamia procurata alle persone che avevano problemi mentali, perché erano dei veri e propri istituti penitenziari, più che sanitari. E infatti, Only My Mind parla di questo. Perché dice praticamente: tu mi puoi rinchiudere, ma non puoi rinchiudere la mia mente è libera e va oltre questa finestra, oltre queste sbarre, oltre questo essere rinchiusi. E poi arriviamo alle Danze Macabre, che è stata la prima canzone fatta in italiano dai Crium. Abbiamo avuto un ospite d'eccellenza, John Goldfinch, il cantante dell'Impero delle Ombre. Un grande amico che ci ha aiutato a fare questo pezzo e che salutiamo, ciao John, e che noi comunque abbiamo la fortuna e il privilegio di collaborare spesso con lui. Infatti verrà anche al nostro prossimo evento come ospite, e più avanti, se riusciremo, faremo ancora qualcosa con lui. Nella realizzazione dei testi, visto che voi scrivete sia in inglese che in italiano, è più facile utilizzare l'inglese come linguaggio per il fatto che è molto più semplice, ma più efficace in alcuni casi, si dice musicalmente più adatto. Oppure come nell'italiano che bisogna essere un po' più prolissi, cioè descrizione un po' più ampia e... Diciamo che personalmente ritengo che fare dei testi in italiano a 20 anni, per carità, tutto è possibile, diciamo. Però a 20 anni non avrei mai pensato di fare heavy metal in italiano.
un po' perché ci vuole coraggio, un po' perché ci vuole una maturità artistica per farlo, secondo me. E cosa che invece sperimentando e ascoltando parecchie band dell'underground nostrano, ho trovato ammirazione e spunti per fare. E credo che nel prossimo album parecchie canzoni saranno in italiano dei Crium. Proprio perché non abbiamo più quella necessità ed esigenza di arrivare a un pubblico, tra virgolette, internazionale. Perché sappiamo benissimo che il meglio del Dark and Sound storico è nato in Italia. E lo dimostrano le tante band storiche che in Italia sono conosciute in tutto il mondo e alcune cantano anche in italiano. Quindi diciamo che è una nuova ulteriore sfida questa per noi. E prima cosa, la copertina dell'album è alquanto accattivante, c'è un pochettino racchiuso un po' tutto il mondo che poi racchiude gli stessi brani, mi pare aver visto. In realtà tutto il booklet dell'album e anche la copertina è stata fatta da mia moglie, che è una bravissima fotografa, non perché è mia moglie, ma è proprio perché è brava. E l'ha fatta proprio quel giorno che ti dissi che eravamo andati a visitare questo ex manicomio. Infatti, quelli lì sono oggetti che erano presenti proprio nel luogo. E racchiude un po' tutto il senso del voler descrivere quella giornata e quel periodo proprio preciso. E oltre a questo, avendo del materiale fotografico veramente interessante, abbiamo deciso di usarlo e utilizzarlo anche per l'album. E suonando dal vivo, qual è la sensazione che si prova davanti? C'è un pubblico che inizialmente è silenzioso, ma poi quel silenzio che parla, che c'ha energia, nonostante che ci avete a volte la luce davanti, siete concentrati, però sentite quell'onda che inizialmente piano piano sale, ma poi diventa una marea che vi avvolge. Voi in quel momento che provate? Che sensazione sentite a quel punto? Allora, intanto farei parlare un po' anche Giampi. Ma è soggettivo ovviamente, però si ha sicuramente la sensazione di... direi che è uno scambio di emozioni, no? Il pubblico ti dà e tu dai. Perché la musica poi alla fine deve essere anche questo, no? Deve essere condivisione, ti deve permettere di esprimere quello che hai dentro e se arriva anche agli altri è una cosa molto gradevole e molto appagante, direi proprio che questa è la cosa più bella quando sono in concerto, almeno per quel che mi riguarda, insomma. Per quel che riguarda me, invece, beh, condivido appieno tutte le cose che ha detto Giampi. Direi che essendo il frontman, quello che canta, sono il primo che ha contatto con il pubblico. E personalmente ho scelto questa cosa da sempre, dialogare con il pubblico. Quindi sono una persona che durante il concerto non mi limito solo a fare la canzone dall'inizio alla fine e poi partire e farne un'altra, ma cerco di incitarli, di invogliarli ad arrivare sotto il palco e Coinvolgerli. a coinvolgerli e far festa con noi, perché alla fine un concerto è una festa. Non la vedo ancora come un musicista professionista che vuole solo dare la propria arte, ma la vedo proprio come una condivisione. Il concerto è un momento per condividere felicità tra noi e il pubblico. E poi quando scendi dal palco incontrate le persone Certo. che vi guardano con quegli occhi accesi. Emozionati, contenti, felici, che nonostante oltre vi chiedono l'autografo, il selfie, però non vi fanno neanche la domanda, ma la piccole parole che dite, la piccola risposta che date, vedete che il loro sguardo si accende. A quel punto, qual è la sensazione che vi viene in mente, che provate? La sensazione è che ci sei riuscito, perché alla fine lo scopo di fare musica propria non è avere un milione di persone davanti che ti ascoltano, ma ne basta una. Ne basta una che ti dica mi siete piaciuti. Poi ovviamente se sono in tanti è Meglio, esatto. meglio.
Però è quello il discorso, se tu proponi la tua arte e Arrivare. c'è qualcuno che la capisce, che la comprende, vuol dire che sei arrivato al tuo scopo. Il tuo scopo era quello. Sono riuscito a comunicare quello che volevi comunicare. Poi noi personalmente abbiamo fatto concerti sia nei piccoli bar e anche nei palchi abbastanza importanti e ti dico che anche l'anno scorso siamo andati a Genova, a Firenze, a Vicenza, a Padova, però anche a Genova eravamo tra il pubblico anche prima di suonare. Noi non eravamo dietro il backstage perché non ci sentiamo delle star, ci sentiamo degli amici, dei vecchi metallari che vanno a suonare. Ecco. Quindi non ho ancora la sensazione di essere arrivato come carriera e probabilmente non l'avrò mai perché io mi sento uno di loro. Infatti, spesso e volentieri, quando non suono, vado a vedere altri artisti che suonano, molto spesso. E passando un pochettino nel tempo, qual è stato Dante da bambino, poi nel crescere, quell'artista che involontariamente vi ha dato qualcosa in più, o comunque siete riusciti non a rubare, a carpire, cioè a imitare, ma a fare un proprio stile che nel tempo poi hai migliorato, chiaramente poi tecnicamente migliorato, però che ti hai portato nel tempo dietro, c'è? Cioè, Beh, certo che c'è, almeno per me. Pensa capisco. che tutti mi conoscono come Ozzy. Io sono cresciuto a pane e Black Sabbath. Per me i Black Sabbath hanno aperto le porte sia dell'inferno che del paradiso. Quindi No. è la band più iconica che esista al mondo. E posso anche affermare con certezza che è anche quella che ha insegnato a tutti come si faceva suonare. E invece negli anni Ottanta andava di moda molto le band con le tastieristi, poi il rock è arrivato con il sax, adesso stanno ritornando un po' le tastiere, appunto le nuove aggiungono. Quale sensazione a questo punto il tastierista? Quale apporto potrei portare e soprattutto migliore, cioè qualcosa di cambiamento oltre allo stile che andrete a fare nella stessa band? L'idea che ci ha accomunato è proprio il fatto di creare delle atmosfere, creare un sound, un certo tipo di sound, in questo caso dark sound. Quindi non ci saranno dei virtuosismi o tastiere come potrebbe essere gruppi prog degli anni con gli assoli, eccetera. Ma usare le tastiere proprio come tappeto per creare atmosfere e sensazioni appunto di introspettive. Quindi è una cosa un po', come dire, un po' anomala in un certo senso per quanto riguarda la tastiera vera e propria come strumento che di solito Sì, diciamo si che non usa. vogliamo un virtuoso alla John Lord David Parkhole, ecco, ma vogliamo creare quegli spazi un po' psichedelici, un po' dark, con delle cadenze rallentate, dove dare più spazio magari a parti recitate, ma non solo tastiere nel vero senso della parola, ma anche parti di pianoforte. Infatti, nell'album nuovo avremo dei pezzi dove lui accompagnerà artisti nazionali che faranno parte del progetto e che ci aiuteranno a fare anche parti più narrate, più ricercate, anche un po' teatrali, se vogliamo. Lo sai il tastierista che nelle band, rock band, il meno consigliati sono i tastieristi e bassisti, mentre il frontman è quello che prende di più, attira molte più donne. Nella Infatti tradizione vuole questo, lo sai. sono il basso e sono la tastiera, quindi ci ho preso. Io di donne ne ho una e me la tengo anche stretta perché sennò mi fa del male. Ma noi siamo l'anima, capito? E il resto è ciccia. Il frontman, magari quando aveva 20 anni poteva anche funzionare, ma adesso che ne ha quasi 50 è difficile, vero? Con la barba lunga così.
Un po' l'imitazione, un pochettino assomigliare a ZZ Top, un ricordo dei vecchi, degli anni Ottanta. In effetti lo stile assomiglia un po', dai, diciamo così. E a questo punto progetti futuri, oltre a continuare a promuovere il disco? Il disco adesso praticamente noi abbiamo altre 5 date importantissime, almeno 3-4 molto importanti, e poi smetteremo di far date, o quantomeno ridurremo parecchio, perché l'Only My Mind Tour in un anno ha fatto quasi 40 date, che non sono poche per una band underground che propone un album di musica propria. E per questo motivo noi adesso, appena finiti questi impegni diciamo, che ci portano via da parecchie energie, ci rinchiuderemo in sala prove per mettere giù gli altri pezzi per il album nuovo. Quindi sarà. Posso anche anticipare che si intitolerà Demoni. Quindi c'è un brainstorm in questa sala di prove e tutti lì concentrati a produrre questo nuovo disco. E a questo punto, Dando, noi vi ringraziamo per essere stati ospiti. Io vi Però ringrazio per avermi invitati. noi abbiamo ascoltato il vostro disco, ci è piaciuto e. Tu Grazie. mi hai citato Ozzy Osbourne, io invece ti cito un altro personaggio cui mi è venuto in mente quando ho sentito la prima canzone e ho ascoltato la voce. Mi scusa, mi spiace dirlo, ma Immagino che sì, sì. mi ricorda tanto una band con Eddie. Adesso me lo dicono tutti. Hai la voce di lui, sì, Bruce. E noi Bruce abbiamo. Dickinson. Mi dicono Sì. tutti che assomiglia a Bruce Dickinson, Bruce, come linea vocale, diciamo, ecco. come linea vocale, poi del Bruce Dickinson attuale, perché abbiamo sentito l'ultimo live e stranamente quest'anno sta andando alla grande, La cioè un grande. è una grande voce, quindi noi abbiamo conosciuto anche Dennis, il primo chitarrista dell'album Iron Maiden, quindi e a questo punto ci mancano soltanto due cose fondamentali, dove potervi raggiungere per poter ascoltare e poter interagire con tutta la band e i saluti finali. Allora, intanto prima di tutto salutiamo gli altri componenti dei Crium, quindi Andrea Fracca, la seconda chitarra. E chitarra solista, e Che è Francesco lui il sex symbol della è band. lui il sex symbol della band, poi c'è Francesco Sterzi e Tino Fraca la batteria, new entry anche lui. E niente, poi per tutti quelli che vogliono ascoltare Only My Mind lo trovate anche su Spotify. Spotify, YouTube o Amazon Music. Oppure lo potete anche acquistare. Se volete, ci potete contattare privatamente sui nostri Facebook, Crium Official Group o Crium Official Page, oppure anche direttamente alla Black Widow Records. E niente, poi vi aspetto per chi volesse vedere qualcosa di eccezionale, sabato 31 ottobre, Martedì. martedì 31 ottobre, scusa, all'Esoteric Theater di Villafranca di Verona. E faremo un concerto particolare, unico, dove ci saranno due band doom metal come i Crium e gli Espietoria da Genova. E poi ci sarà Flavio Porrati dei The Magic Way come ospite, John Goldfinch dell'Impero delle Ombre. Ci sarà una proiezione video di Erba del Diavolo, cantante del Ponte del Diavolo da Sandra Torino, Silver. Sandra Silver, ex Violet Theater, storica performer di Paul Chain, e ci sarà anche un'anteprima dell'album nuovo perché noi proporremo il nostro tributo a Paul Chain, Welcome to My Hell. Quindi vi aspettiamo. Studio 7 TV e Sport Piciano Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.